Dunque, rieccoci come annunciato in studio per parlare di economia, presentata oggi l'edizione 2015 della Fiera Klimhaus di Bolzano. Tutti i dettagli nel servizio. La rubrica Economia è presentata da Tirol Rassicurazioni, incrollabile dal 1821. www.tiroler.it. È stata scelta la sede dell'Agenzia Casa Clima per presentare Clima House 2015, fiera ideata nel 2004 che in un decennio ha fatto registrare un trend di gradimento in costante crescita. E non è un caso che la rassegna dedicata all'edilizia sostenibile abbia finito con il varcare i confini altoatesini per sbarcare in altre regioni italiane. Beh, veramente è una storia di successo quella di Clima House, che è iniziata concettualmente, diciamo, nel 2004 con una mostra piccola all'interno della Bauscia. Poi nel 2006 è nata veramente la prima fiera Clima House, che ha avuto subito un grande successo in tutta l'Italia, perché i dati sono questi: circa il 80% dei visitatori provengono dal nord Italia. Questo ci ha indotto a organizzare delle mostre itineranti in tutta l'Italia. Abbiamo iniziato a Roma, poi siamo andati a Bastia Umbra, e Firenze, Bari, e quest'anno arriveremo anche a Como. Clima House 2015, in programma dal 29 gennaio al 1 febbraio, sarà una vetrina privilegiata per oltre 400 espositori, mentre si prevedono circa 40.000 visitatori. A fianco dell'evento una serie di manifestazioni collaterali con seminari, visite guidate e convegni, tutti ovviamente incentrati sull'edilizia sostenibile. Il traguardo dei 10 anni è stato occasione per tracciare anche un bilancio della rassegna. Arrivano circa 40-50 mila visitatori per ogni Clima House, quindi nell'arco di questi 10 anni 500.000 di visitatori sicuramente è giunto a Bolzano. C'è un grande indotto anche di questa manifestazione. E direi che questa manifestazione ha dato degli spunti enormi a far promulgare, diciamo, questa idea dell'efficienza energetica nell'edilizia. E dall'economia passiamo allo sport, prima però un breve stacco pubblicitario. Dental Tours Prague. Il nostro obiettivo è di consentire ad ogni cittadino la cura dentaria necessaria, riducendo al minimo i costi, naturalmente senza rischi. Tutte le visite, come tutte le prestazioni di garanzia, verranno effettuate in Alto Adige. Siate fiduciosi del nostro concetto, come tanti altri pazienti prima di voi. Dental Tours Prague. Non importa se nel nostro studio a Campo Tours o a Praga, da noi il vostro sorriso è in buone mani. Dopo la squalifica di 16 mesi combinata dal Tribunale Antidoping del CONI, Carolina Kostner torna a pattinare. La campionessa gardenese è giunta nelle ultime ore a Tokyo per partecipare ad un festival di pattinaggio di figura e non ha mancato di annunciare l'evento sul suo profilo Facebook, commentando con entusiasmo la sua avventura nipponica. Passiamo al calcio. È un Alto Adige in ottimo stato di salute, quello reduce dal pareggio a reti bianche sul campo del Bassano e che attende ora in casa l'Unione Venezia. A detta di tutti, dal match disputato sabato a Bassano sul campo di una delle favorite al passaggio di categoria, l'Alto Adige non può che ricavare indicazioni positive, perché pur non essendo andato oltre ad un pareggio a reti bianche, il team guidato in panca da Adolfo Sormani ha fatto e controllato la partita, evidenziando un tasso fisico e tecnico superiore all'avversario che, come si diceva, è decisamente quotato. Tutti effetti della cura a cui il mister, subentrato all'inizio di novembre, all'esonerato Claudio Rastelli, ha sottoposto la squadra. Cambiata sicuramente, oltre al modo di lavorare sul campo, che comunque sono allenamenti
più con la palla, più intensi, più veloci. Sicuramente il rapporto giocatore-allenatore, che secondo me è fondamentale, nel senso comunque è una persona che è disponibile con tutti, ha una parola per tutti, e questo dai ragazzi con maggiore esperienza ai ragazzi giovani appena arrivati penso sia importantissimo. Ora si guarda al prossimo turno. Domenica al Druso arriva l'Unione Venezia, squadra attualmente decima in classifica con 29 punti, l'Alto Adige è settimo a quota 33. Mancheranno Votni, squalificato. All'andata, giocata in Laguna, finì 1-0 per i biancorossi con gol a partita di Lendrić. Ma la domanda che si pongono in molti è: dove realmente può arrivare questo Alto Adige? Questo Alto Adige può arrivare in fondo se mantiene sempre la mentalità e la voglia di fare, la voglia di correre, di divertirsi e di sacrificarsi l'un l'altro. Può arrivare in fondo, può arrivare a giocarsi un posto per salire di categoria. Hockey su ghiaccio, serie di partenza in casa Egna. Dopo l'addio del coach Mike Flanagan, la società della Bassa Tesina ha deciso di rinunciare anche all'apporto dell'attaccante statunitense Eric Lampe, che in 14 gare di campionato ha messo a segno 4 reti e 9 assist. Passiamo allo sci alpino. Brutte notizie per l'azzurro Peter Vil, che dovrà saltare i mondiali di Vail a febbraio. Dopo la brutta caduta di Wengen è stato infatti costretto a sottoporsi oggi ad un'operazione alla spalla effettuata a Monaco di Baviera. Vil ha così rinunciato a una terapia conservativa che gli avrebbe permesso di prendere parte alla competizione iridata. E questa era la nostra ultima notizia sportiva. Ora, con l'aiuto della regia, andiamo a vedere assieme le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Sempter, saper fare, saper vivere. Domani le correnti da meridione richiameranno ancora aria umida verso le Alpi, in cielo prevarranno le nubi con delle deboli precipitazioni sparse, limite delle nevicate in lieve aumento. I valori previsti: Silandro 0 gradi 2, Merano 1,4, Vipiteno -6,1, Bolzano 1,4, Bressanone 0,2, Brunico -2,1. Venerdì a nord ci saranno annuvolamenti intensi con debolissime nevicate, altrove cielo variabilmente nuvoloso. Fön nelle valli a settentrione. La situazione non cambierà molto sabato e domenica. Tempo per lo più soleggiato a sud e nuvolosità più intensa verso nord con qualche nevicata lungo la cresta di confine. Per lunedì invece si prevede tempo soleggiato. Siamo in chiusura, siamo ai saluti, giusto al tempo di ricordarvi come sempre il nostro sito web www.video33.it e il portale web www.goinfo.it, dove potrete trovare news sempre aggiornate 7 giorni su 7. In regia ha curato la parte tecnica Paolo Goldin. Vi ricordo inoltre che l'informazione di Video 33 ritornerà puntuale domani mattina alle ore 6:40 con la rassegna stampa curata da Matteo Donagrandi. È veramente tutto. Vi ringrazio come sempre della cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.